Bella a tutti ragazzi e ben ritornati nel canale di Noi Malati di Foot. Eccomi qui, oggi sono Crono per portarvi un nuovo episodio dello Squad 3 Hybrid. Allora, il modulo di oggi sarà un 4-3-2-1 e i giocatori da ibridare saranno Suarez, Neymar e Arjen Robben. Iniziamo subito. Allora, il portiere sarà Gianluigi Buffon con 84 di tuffo, 90 di piazzamento e le altre statistiche in generale sono nella media. Questo portiere è veramente forte perché oltre alle statistiche di 84 di tuffo e 90 di piazzamento ha veramente un ottimo bug che lo aiuta a recuperare qualsiasi pallone. Il difensore centrale a partire dalla destra è il nostro Giorgio Chiellini, con il 76 di velocità e 87 di difesa, 86 di fisico, lo aiutano a essere uno dei difensori più forti del gioco. Il terzino destro, sempre della Juventus, è militante nel campionato italiano, è Martin Casares nella sua versione in form, con 83 di velocità, 85 di difesa e 80 di fisico, che lo aiutano sia nella fase offensiva che quella difensiva. L'altro difensore centrale proveniente dalla Lega BBVA e quindi dal Real Madrid è Sergio Ramos. Sergio Ramos con un 79 di velocità, 87 di difesa e 82 di fisico. In più di Chiellini ha soltanto la velocità e non è poco perché lo aiuta a recuperare qualsiasi pallone. Il terzino sinistro, sempre del Real Madrid, solo brasiliano, è Marcelo. Marcelo con un 81 di velocità, 84 di dribbling, 78 di passaggio, 77 di difesa e 79 di fisico. Questo terzino è portato più verso l'attacco e di conseguenza le sue statistiche d'attacco sono più alte. I centrocampisti centrali, quello a partire dalla sinistra, sempre del Real Madrid, è Lucas Modric con 87 di overall e un 85 di passaggio e 89 di dribbling. Le altre statistiche sono un po' basse, ma noi non ci importa perché il suo sporco lavoro lo fa, in più aiutato da le 4 stelle piede debole e le 4 stelle mossa abilità. Gli altri due centrocampisti sono due colonne portanti della nazionale tedesca e il primo è Philipp Lahm con il 77 di velocità, 87 di passaggio, 84 di dribbling, 89 di difesa, può fare sia il terzino che il centrocampista centrale, è un giocatore veramente completo. L'altro centrocampista centrale, sempre colonna portante della nazionale tedesca, è Bastian Schweinsteiger con un 82 di dribbling, 81 di tiro, 85 di passaggio, 78 di difesa e 80 di fisico. Questo giocatore ci aiuta sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Il trio di attacco citato prima ve lo presenterò ora, iniziando da Neymar, che ha un 90 di velocità, un 82 di tiro e un 93 di dribbling, che aiutato dalle 5 stelle piede debole e 5 stelle mossa abilità lo rendono uno dei ali sinistre più forti del gioco. Arjen Robben con 93 di velocità, 86 di tiro, 83 di passaggio e 92 di dribbling è veramente un giocatore straordinario. Forse l'unica pecca è il 64 di fisico, che però aiutato dalla notevole velocità e notevole dribbling lo rendono quasi inutile, siccome i difensori non riusciranno mai a prenderlo. In più ha 4 stelle mossa abilità. La nostra punta, il nostro rapinatore d'area, ovvero Luis Suarez, si presenta con un 83 di velocità, un 87 di tiro, 79 di passaggio, veramente ottimo per un attaccante, 88 di dribbling e un 79 di fisico, in più aiutato da 4 stelle piede abilità e 4 stelle mossa abilità, lo rendono un attaccante veramente completo e veramente forte. Allora, cari ragazzi, lo Squad 3 Hybrid è finito. Vi consiglio di commentare con tre nomi di tre giocatori da ibridare
Vi consiglio di passare nel link della pagina di Facebook Noi Malati di Foot e in quello del sito The Crediti a basso costo. E dal vostro crono è tutto, ci vedremo in un altro Squad 3 Hybrid.